Ciao amici, benvenuti! E stavo giusto azionando l'aria condizionata perché la temperatura fuori è davvero rovente, ma anche la nostra puntata direi. Dunque qui ci vuole un bel drink da sorseggiare nel tragitto. Ah, attenzione, rigorosamente analcolico, per non contraddire le tendenze estive in fatto di dieta. E visto che la cosa mi interessa particolarmente, ma non ci capisco molto, prima di accompagnarvi dal primo ospite vorrei sentire il vostro parere. Voi che rapporto avete con queste ultime tendenze? Ho provato con la dieta Sone, la unica Sone che non mi ha abbandonato è Girovita. La dieta prevedeva l'assunzione di aceto prima di pasti, i chili sempre gli stessi, in compenso ci ho guadagnato in alitosi. Ho provato la Baby Food Diet, una dieta a base di omogenizzati da mattina a sera a go go, e il risultato? Stitichezza per 3 settimane, assicurato! Allora, abbiamo sentito dal Vox Populi di quest'oggi come gli italiani corrono ai ripari per ritrovare la forma perduta. Molto spesso giornali e anche televisioni stesse, insomma, cercano di dare dei consigli che purtroppo difficilmente si riescono ad abbinare con la forza di volontà e soprattutto anche con il gusto. Assolutamente sì, molto spesso le persone ovviamente non vogliono, dicono da una parte vogliono fare la dieta, poi dall'altra non vogliono sacrificarsi. Purtroppo l'aspetto comunque fisico è dato anche dal sacrificio, insomma, se non abbiamo, non ci sacrifichiamo, non possiamo pretendere, insomma, di avere un bell'aspetto. Allora Camilla, so che tu hai dato una valida idea per una dieta che mette un po' d'accordo gusto e anche un po' la forza di volontà, ce ne parli? Ma in realtà io ho detto che fondamentalmente può essere introdotto come, così dire, vizio un po' durante la giornata l'utilizzo del cioccolato, purché però sia cioccolato ovviamente puro, quindi non arricchito con il latte, quindi non cioccolato al latte famoso. Perché questo? Perché il cioccolato è molto importante, da innanzitutto porta proprio a un benessere psichico, e molto spesso quando si fanno queste diete le persone soffrono, magari non si sentono più loro agio e così via, quindi è importante magari utilizzare un nutrimento come il cioccolato, che invece aumenta quella che si chiama serotonina, che è una sostanza proprio del nostro benessere, e poi è un antiossidante, ha tante altre proprietà, purché però non è arricchito con il latte, quindi il cioccolato puro. Allora cerchiamo di fare, come dire, un attimo ordine, come, cioè, si parte con questa dieta, cioè nel senso non è che si parte direttamente subito con la tavoletta di cioccolato e poi, voglio dire, il resto delle cose, insomma, le tralasciamo, c'è un ordine ben preciso. Ma in realtà bisogna innanzitutto, io quello di cui parlo sempre è inizialmente una dieta proteica, quindi povera di grassi, povera di carboidrati, in maniera tale da poter immediatamente bruciare quelli che sono i grassi presenti nel nostro corpo. Successivamente, poi dopo questi primi 15 giorni in cui noi facciamo una dieta prettamente proteica, si possono introdurre dei grassi, purché siano però dei grassi buoni. Per esempio il salmone che contiene omega 3, per esempio anche l'olio d'oliva che contiene omega 6. Perché questo? Perché hanno un'attività antiossidante, quindi ci proteggono dal danno che possono causare magari la metabolizzazione di alcuni alimenti. Quindi, e poi a quel punto, dopo aver fatto una dieta ricca di proteine, povera di grassi e di carboidrati, durante il giorno si può utilizzare diciamo un po' di cioccolato, mangiare un po' di cioccolato. Ti faccio una domanda, perché sento di incarnare un po' l'avvocato del diavolo, ma siccome ci sono ovviamente persone un po' come me che hanno poca forza di volontà, se nel corso di questi 15 giorni, diciamo, c'è il famoso giorno di sgarro, ecco, cosa succede? Bisogna riprendere da capo, continuare a non mangiare di nuovo carboidrati, eccetera, mangiare solo proteine, oppure, diciamo, si può far finta di nulla e andare avanti? So che questo, come dire, non dovrebbe essere, come dire, il messaggio da venire fuori, da comunicare, però allora, è una curiosità. Allora, io dico questo, dico nel momento in cui dobbiamo sgarrare lo possiamo fare, non siamo ovviamente, insomma, lo possiamo fare, però suggerisco di non farlo, e se dobbiamo sgarrare, sgarriamo con una barretta di cioccolato. Faremo, insomma, anche noi la prova della bilancia, cioè vedremo, ci misureremo e vedremo appunto se questa dieta ci avrà portato qualche beneficio. Io credo di sì, speriamo soprattutto nella forza di volontà. È il momento di rimettersi in marcia per raggiungere un nobile pungente, ironico, attento osservatore della società e dei costumi, che aveva fatto parlare di sé già ai tempi della casa più spiata d'Italia. Stiamo parlando
di Tommaso De Mottoni, che è spesso in TV in questo periodo in veste di opinionista e di recente anche come inviato di Pomeriggio 5. L'abbiamo incontrato per sentire la sua in merito allo stile di alcuni personaggi celebri. Vai Damiano! Tommaso De Mottoni, benvenuto. Grazie, buongiorno. Il famoso barone che tra l'altro ha scritto, cioè di recente, anche un libro proprio sugli italiani in vacanza, prendendoli anche un po' in giro. Certo, guarda, prendere in giro e scherzare sul costume è un po' la mia specialità, non bisogna essere troppo seriosi, soprattutto se poi si vanno a tirare fuori quelle che sono le regole di comportamento. Se diamo le regole, lo facciamo anche in modo bacchettone, non si può. Noi abbiamo preso, come dire, la palla al balzo proprio per proporti un giochino semplice. Adesso noi ti facciamo vedere un filmato dove ti mostriamo, come dire, delle opinioni su tre personaggi famosi. Se indovini di quale personaggio stiamo parlando, potrai dare, come dire, la tua proprio sul look del personaggio, aggiungerci, come dire, il tuo commento un po' così tagliente. No, come sono curioso, vediamo. Allora, vediamo il primo personaggio. Ha dei capellini ridicoli. Veste tailleur a tinte pastello, talmente accese che darebbero fastidio persino a un cieco. Gli occhiali grandi enormi che porta, sembrano quelli che trovi per strada sulle bancarelle per poche sterline. È un po' monotona. L'unica cosa che le salva è la corona. Allora, è molto facile, ti do un piccolo aiutino. Festeggiato da poco il suo giubileo di diamante e non è il Papa. Beh, guarda, è veramente facilissimo, è la regina Elisabetta. Bravissimo! Ma soprattutto quei suoi occhiali giganti, a cosa serviranno? Forse a cercare la bellezza interiore di Camilla che nessuno è riuscito ancora a vedere. Non lo so, però secondo me potremmo avere un altro valido spunto su un look estremo dal prossimo personaggio che vediamo. Sì, ha stile, lo stile di un fenomeno da baraccone, ma pur sempre stile. Ha toccato veramente il fondo quando ha indossato un cappello a forma di pianoforte. È alta 1,50 m, ma se al posto di portare quei trampoli usassi scarpe normali ne guadagnerebbe in credibilità. Vorrei capire dove si fa la tinta, quella è piena di soldi, ma giudicare dal risultato, per me la compra al supermercato e se la fa da sola nel tinello della sua villa di Miami. Beh dai, anche gli aiuti che ci ha dato il pubblico dovrebbe averci fatto capire che è una star mondiale, una star veramente molto osannata. È Lady Gaga sicuramente, ma guarda, anche lei col desiderio di stupire a tutti i costi, di voler essere particolare e controtendenza, in realtà è mainstream, è assolutamente allineata a tutti gli altri personaggi particolari. Sarebbe veramente strano vederla com'era vestita da giovane, quando era la Germanotta e suonava l'arpa dalle suore. Ecco, forse lì farebbe scalpore. Allora, l'ultimo personaggio l'hanno dipinto in modo molto particolare. Stiamo a vedere. È uno estroso. Sceglie gli abiti con la stessa cura con cui usa i congiuntivi. Uno che fa tendenza, ma tendenza a non imitarlo. Più che con un gessato lo vedrei bene ingessato. Non sopporto i suoi occhiali, sembrano i fanali delle sue auto. Anche questo personaggio, devo dire, non è poi difficilissimo, si occupa di brand management, è stato anche per 4 volte addirittura eletto dalla rivista Best Dressed Man come, diciamo, uomo ben vestito. Beh, se mi dici questa cosa ti devo fare io una domanda, è un vostro sponsor? Assolutamente no. Perché? Guarda, ti dico la verità, ci sono dei suoi accessori, parliamo di Lapo naturalmente, ci sono dei suoi accessori che sono effettivamente particolari, di buon gusto, però ultimamente è esagerato, soprattutto con le scarpe. Io ho visto delle scarpe tigrate che sono veramente un po' eccessive, non si possono vedere. Secondo me, nel momento in cui si osa con un occhiale particolare, con una giacca stravagante o con una scarpa di rottura, deve essere l'unico elemento. Non si può essere vestiti dalla testa ai piedi come degli alberi di Natale. Ma poi parliamoci chiaramente, anche ultimamente la forma fisica non è che sia un granché. Si è dato un grande affare per farsi vedere in barca a far ginnastica, però ha esibito un fisico che avrebbe fatto meglio a non esibire.
probabilmente era in barca semplicemente solo per prendere il sole, ecco. No, quindi... no, perché sai, quando ci si mette a fare le pressioni davanti ai fotografi sul bomba della barca è un po' difficile per me. Quindi l'abbiamo completamente bocciato, ma assolutamente, mi sembra di capire. Visto comunque anche il contesto nautico, io lo butterei a mare più che bocciarlo. Senti Tommy, io ti ringrazio per le tue battute così al vetriolo, però c'è una cosa che volevo chiederti prima appunto di lasciarci, ed è una cosa che mi ha incuriosito leggendo anche un po' la tua scheda personale. Tu hai una collezione di tartarughe modificate geneticamente, ma sono le tartarughe ninja, cioè nel senso, non mi dire che sei il papà. No, me lo dicono in molti. No, io sono appassionato di tartarughe non modificate geneticamente, ma con delle anomalie genetiche, quindi sostanzialmente tartarughe albine, ovvero le classiche tartarughe che tutti conosciamo, però completamente bianche. Le trovo estremamente belle e quindi ho iniziato a ricercarle e a collezionarle. Hai una collezione? Sono naturalmente vive, sì. E riesci a gestirle poi soprattutto un po' con tutti Ma gli sì, impegni? Perché, sono... perché loro hanno il loro terreno, vivono in semi libertà e quindi ogni tanto gli porto i sali o dell'insalata così per contentino. Ma sono quasi autonome, va bene. Tommaso, grazie mille, grazie per averci dato questi tuoi commenti preziosi, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Per più lupo, anzi il lato. Ciao. Bravo Barone, la prossima volta gli chiederò qualche consiglio sul look. Ah, ma vedo che ci stiamo per fermare. Ok, ne approfitto per dare un'occhiatina ai vostri messaggi su Facebook. Come non conoscete ancora la nostra pagina, raggiungeteci subito su www.facebook.com/tourfanpage. A tra poco! Eccoci, miei cari, sono sempre io, la voce che illumina il vostro viaggio, che vi coccola, una via di mezzo tra il grillo parlante di Pinocchio e lo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Siamo molto sul pezzo questa sera, in fatto di tendenze intendo. Secondo gli esperti che hanno fotografato i comportamenti sessuali estivi di uomini e donne, in estate ci sarebbe la tendenza al tradimento, ma dai, non per sport, come si potrebbe pensare, ma come rimedio per salvare la coppia. Ne abbiamo parlato con Francesca Caetani Lovatelli, trendsetting blogger per TGcom, giornalista esperta di tendenze. Non so se chiamarla tendenza o malcostume, perché io sbirciavo appunto dal tuo blog e notavo che c'è appunto questa tendenza estiva nel tradire il proprio partner. Sì. Sempre più cattiva coppie, tendenza. Cattiva tendenza. Sì. Perché se uno vuol tradire è meglio che rimanga da solo, quindi faccia il singola vita e si diverta come quanto gli pare. Allora, stranamente quello che comunque si pensa, oltre ad esserci comunque un dato importante per gli uomini, anche per le donne, diciamo, questo dato è in crescita. Sì, sì, assolutamente. Le donne, per esempio le ventenni, soprattutto in Lombardia, Milano, seguita da Roma come città nella classifica delle città, diciamo, un po' birichine, le ventenni preferiscono i quarantenni, quindi i quarantenni possono stare al sicuro perché possono mantenere il loro fascino e il loro sex appeal anche su queste giovani ragazze. Però abbiamo anche queste cougar, cioè quarantenni, quarantacinquenni, cinquantenni, che prediligono donne sullo stile di Sharon Stone, che ha lanciato questa tendenza di camicette trasparenti senza il reggiseno sotto. Quindi una donna che si rivela, che ammicca in modo molto elegante, però comunque che non nasconde diciamo, la sua eleganza e il suo erotismo. E Sharon Stone sappiamo che è fidanzata con un ragazzo che potrebbe essere suo figlio. A me sembra un po' ridicola come situazione, però non so quanto possano durare questi tipi di rapporti. Anche perché, come dicevamo, insomma, ci sono dei gap generazionali che difficilmente si riescono comunque a superare. A colmare. Cioè, io faccio sempre una battuta, dico che sicuramente è meglio fare la babysitter che la badante nella vita, però al di là degli scherzi e al di là delle battute che mi piace fare ogni tanto, credo che valga il famoso detto che tra un uomo e una donna ci vogliono almeno
10 anni di differenza, comunque che lei sia più giovane di lui o comunque che siano dei coetanei, quindi che condividano gli stessi gusti, gli stessi interessi, perché poi insomma è anche la cosa più difficile, cioè riuscire a far quadrare un rapporto di coppia diciamo fondato soltanto magari sull'istinto, sull'attrazione fisica, che dopo un po' tende comunque a scomparire, a scomparire mai, diciamo, ci vuole sempre l'attrazione tra due persone che sono sposate o fidanzate, però comunque ad affievolirsi, o meglio, ad assumere un altro significato, un'altra modalità. Beh, detto tra noi, comunque io credo che questo tipo di rapporti di coppia si esauriscono veramente nel giro di una stagione, quindi forse probabilmente non c'è neanche modo. Sì, beh, Demi Moore è stata lasciata da Ashton e comunque ha sofferto molto, è andata a finire in una clinica, antidepressivi comunque, oppure per alcolismo, non mi ricordo, insomma i gossip si sprecano da questo punto di vista, e quindi questo giovane ragazzo ha distrutto questa donna. Però Demi Moore, Sharon Stone, insomma sono gran belle donne, quindi certo, chi resisterebbe al loro fascino? Bisogna vedere come sono nel privato, magari sono insopportabili, e quindi potrebbero essere le donne più belle del mondo, però dopo un po' un uomo si stanca di una donna con un pessimo carattere. Senti Francesca, noi intanto ci guardiamo il Vox Populi, così importante, Vox Populi. Sì, noi siamo andati, come dire, a curiosare proprio in mezzo alla gente per capire qualcosina in più in merito ai tradimenti. Guardiamo insieme. Sì, passato, sì. Ma la donna è tentatrice. Certo, sì, già fatto, già dato, adesso tocca a voi. Non penso sia giusto, cioè non vorrei fosse fatto a me, quindi. No, teoricamente. No, non lo farei comunque, per principio sì. Sì, vabbè, uno sì, ma non è che lo faccio per sport. È giusto tradire, se una è buona, cosa devo fare? L'anno scorso mi è costato un pozzio di soldi per la tipa, perché mi sono stato sgamato, e per ritornarci insieme ho dovuto regalarci un viaggio a Parigi. Ed ora allacciate le cinture e tenetevi forti. E soprattutto se amate le forti emozioni, perché la prossima tappa farà la gioia dei maschietti e non solo. Stiamo per mostrarvi le immagini dell'elezione di Miss Paparazzo. Damiano, tocca a te! E con la nostra limousine Terra Laura ci siamo finalmente fermati lungo Viale Geno, dove si trova appunto questo locale, il Paparazzo, nuovo appunto qui a Como, dove c'è l'elezione delle Miss, anzi della Miss Paparazzo. Andiamo a curiosare! Fatemi questo mito, ma hanno detto che poi alla fine gli organizzatori si spogliano e si lanciano direttamente all'acqua. Ovvio, è il senso dell'orrido, si chiama. Ovviamente, che se qualcuno ha il senso dell'orrido rimane a guardare la trasmissione fino alla fine. Allora, noi stiamo, come dire, già un po' vedendo quelle che sono le immagini della serata, tante belle ragazze per l'elezione di Miss Paparazzo. Miss Paparazzo, il volto del paparazzo, certo. Tu hai già qualche preferenza? Tutte, non ce n'è una da scartare. Facciamo conoscere alcuni dei volti che questa sera appunto sfileranno in passerella per contendersi questo titolo, e partiamo proprio dalla numero 14. Ciao a tutti, sono Eleonora Montani, sono alta 1,85 m. Sei già partita, così velocissima. Allora Eleonora, complimenti. Grazie. Come ti senti per questa edizione di Miss Paparazzo? Pronta, posso sembrare una ragazza fine, precisina, che deve vincere per forza, ma vado in moto. Questo è il momento della sfilata che più ci piace, perché appunto possiamo ammirare e soprattutto fantasticare un po' con l'immaginazione, come dire, pensando già un po' all'estate, al mare, eccetera, perché le ragazze sono in costume. Esatto. Ciao! Che non ha assolutamente, vedo, come dire, problemi con la prova costume, perché insomma è stata già... Beh, insomma, parliamone, i problemi ci sono. Thank you.
a tutti. Allora, come potete notare, Ilenia ha una fascia che è ragazza proprio per il cinema, vero? Sì. Allora, questa sera non in veste di concorrente, ma in veste di ospite. Sì. Cioè, tu dici giustamente, io la fascia me la sono, come dire, già conquistata, almeno lasciatemi stare un po' così in tranquillità, no? Giusto. Però voglio dire, una tranquillità che durerà poco alla fine della fiera. Sì, perché a settembre, dal 2 al 9, parteciperò alla finale nazionale ad Acireale, appunto, di questo concorso. Cristina, buonasera. Buonasera. È un viso già conosciuto, ci siamo già visti. Non è vero. No. Non è vero. Mai. Allora, infermiera nella vita. Infermiera nella vita. Di giorno. Di giorno. Ma la notte no. No, non è vero. Come di giorno e anche di notte, perché siamo anche reperibili. Ah, all'operatoria, sì. Senti, ma se dovessi in questo momento avere un'urgenza, spero di no, dai. No, oggi no, oggi sono libera oggi, sono divertimento serio, ma divertimento. Senti Cristina, allora, la prima esperienza come, diciamo, aspirante Miss? Sì, sono stata invitata. Così? Non è vero, no, mi diverte, mi piace molto stare in mezzo alla gente, quindi ne approfitto, sì. Però ti vedo veramente molto rilassata, ci piace questa cosa. Sì, perché la prendo sul ridere, meglio. Miss Paparazzo 2012, permettetemi di guardarvi tutti perché io lo so, Isabella Mariani! Ho fatto anche Miss Mondo, ho fatto Stella d'Europa e vabbè, ne ho fatte tante. E diciamo come sono stati, come si sono evoluti questi concorsi? Sono andata in finale nazionale a Miss Mondo, anche a Stella d'Europa. E poi comunque portano qualche lavoretto in giro, poi là, come qualche pubblicità. Sì. Ok. Allora senti, vogliamo subito metterti alla prova. Trasformati in una mastrota, in mastrota al femminile. Convincili a comprare una batteria da cucine. Regalali una mountain bike. Il forno a microonde. Le pentole. Il cambio Shimano. Un televisore 24 pollici. Ti sto dando tutti gli spunti. Non è il mio lavoro questo. La mia preoccupazione è che queste ragazze non si accontentino della loro bellezza, che è notevole, ma che ricordino che ci vuole informazione e cultura. E informazione e cultura si ottengono, visto che non, sicuramente queste ragazze per la loro giovetà, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni non hanno cultura, non hanno informazione. Leggere i giornali, leggere i cruciverba, studiare. Anche per fare i concorsi di bellezza occorre l'impegno, la professionalità e lo studio. E con Miss Paparazzo noi ci salutiamo, ma non prima di avervi ricordato che sabato 4 agosto dalle 21:30 saremo ancora al Paparazzo di Como in Piazza dei Gasperi per una serata burlesque. Le nostre telecamere saranno presenti per rendervi protagonisti. Vi aspettiamo, ci conto. Per oggi è davvero tutto. Ci vediamo venerdì prossimo alle 19:00 sempre qui su Espansione TV. Questo è tutto.